Oggi a Mentecast vi parlo di lo speculatore, il mafioso e il jolly. È una storia tutta italiana. Parzialmente. Massimo, allora? Così, mi rubi il oh Adrien? Certo! No, ti prendo in contropiede! Era il mio unico signature move di mente, che se non ho altro. No, mi togli anche questo adesso. Ciao Adrien! Ciao Massimo! Senti un po', mi dicono dalla regia che tu non abbia studiato. No, allora, la cosa è andata così. Io ho trovato un articolo interessantissimo sull'importanza di lavorare molto e porsi degli obiettivi. A poco termine, e ho perso tempo con quello e non ho studiato. Ho capito. Beh, ha funzionato in ogni caso. Per me, però. Ah. Ascoltami, io oggi ti farò sarai al centro di un piccolo grande esperimento. Significa che io non ho deciso ancora, o meglio, posso decidere in qualsiasi momento, un dettaglio sostanziale della narrazione della storia che ti sto per fare. Come hai visto, il bigliettino recava, se lo vogliamo rileggere, lo speculatore, il mafioso e il jolly. Sì. Perché? Perché questi sono i tre elementi di una storia che si interseca in un modo imprevedibile e che vanno introdotti parallelamente. E non c'è un ordine per questo tipo di introduzioni, quindi quello che io ti volevo chiedere è: scegli tu i protagonisti nell'ordine che preferisci e io cercherò di farti l'introduzione sperando di riuscire a dare un ritmo a questa puntata nonostante le tue scelte. Allora mediocre. Parto con il mafioso perché mi sento più a casa. Ok, va bene, allora il mafioso te lo presento immediatamente. E non ci troviamo affatto in Italia, nonostante l'introduzione. Che mafioso è allora? È un mafioso giapponese. Ah, Yakuza. Perché no? Perché no? Non direttamente, perlomeno. Il nome di quest'uomo è Yoshio Kodama e ti narrerò, in questa prima introduzione, ti narrerò un po' la sua storia, la formazione di questo individuo. Allora, questo mi nasce, sempre sotto forma, le mentite spoglie di un bambino, nel 1911, ok? Nella prefettura di Fukushima, in un paesino che in realtà si chiama Nihonmatsu, ma questo è veramente poco, poco interessante, come puoi immaginare. Scusate, sto per allungare il brodo, No, Yoshio Kodama è figlio di una famiglia che in passato aveva assurto al rango di samurai, quindi era rispettatissimi. Ma poi ci fu questa rovina un paio di generazioni prima che ha portato al collasso economico tutta la sua famiglia. E quindi l'unico modo di mantenere tutti i suoi figli, parlo del padre di Kodama, che ne aveva tipo 13, una cosa del genere, è stato farne emigrare alcuni. E il padre di Yoshio, del giovane tenero Yoshio, in tenerissima età, lo spedisce insieme a sua sorella maggiore in Corea, dove lui fa una vita fantastica in un'acciaieria all'età di 9 anni, e lì ci lavora tipo per 3 anni dentro l'acciaieria. Che anni siamo, scusami? Siamo all'inizio del 20. All'inizio del 20 la Corea è sotto il controllo giapponese, non mi ricordo. Sì, okay. Questo periodo siamo in quell'ambito lì, questo anch'io l'ho scoperto durante queste ricerche, prima non lo sapevo. Ah, non lo sapevi? No, ma... Perché non guardi me? Il Giappone è stato più grosso di così, perché era il Giappone. Sì. I coreani del sud odiano i giapponesi. In che puntata ne abbiamo parlato? No, in un breve Mentecast che avevo fatto l'anno scorso, in cui raccontavo delle censure, a seguito della nostra puntata sulle censure. Quella su Sailor Saturn. Esatto, avevo specificato che la Corea del Sud a un certo punto, cioè praticamente fino a qualche anno fa, aveva completamente bannato tutti i contenuti giapponesi. E il motivo è l'odio incredibile che i coreani hanno per i giapponesi, data la violentissima occupazione che hanno subito. Perché e poi i giapponesi, quando si tratta di violenza, non sono esattamente dei moderati. No, non sono quasi secondi a nessuno. Ebbene, qui siamo quindi in questo periodo e lui, il nostro Yoshio Kodama, lavora il giorno, ma la sera va a studiare. Quindi in realtà è anche una persona che ci tiene alla sua preparazione. Studia in
scusami, scienze sociali, e piano piano queste scienze sociali lo portano a farlo diventare, come dire, un tantinello. Ah, col braccio teso. Loro dicono nazionalista. Sì. Poi questa tendenza si inasprisce nel corso della sua vita, piano piano diventa ultranazionalista. E insomma, piano piano. Vabbè, ma in Giappone la sinistra non esiste. Sì, ci credo. Variano dalla destra all'estrema destra. Ecco, qui siamo verso l'estrema. E quindi diventa nazionalista, inizia a frequentare circoli di gioventù in cui si parla di questi di giovinezza, eccetera. Hitlerjugend. E fino a che non torna in Giappone. Ok, torna in Giappone da ragazzo, dove inizia a fare dell'attivismo politico, addirittura chiaramente in ambienti di estrema destra, mi sembra ovvio. Ovviamente. Arriva a lamentarsi con l'imperatore in persona per delle questioni di sindacati emergenti. Cosa che però lo fa arrestare, perché tu non è che vai dall'imperatore e gli parli. E invece lui approfitta di un non so che festa, va là e gli porta una lettera e dice: oh, ciao, impe. E lo prendo, bella, e lo mettono 6 mesi in gabbio perché gli ha rivolto la parola. Moderatissimi. Gli è andata bene, poteva andare molto peggio. Alla fine sì. Poi esce, va a lavorare per il partito e il suo compito è intimidire e picchiare i sindacalisti, cioè, come vedi, sempre questo tipo di formazione qua. E un'altra cosa che cerca di fare... Avrebbe potuto tranquillamente lavorare ad Amazon. No, certo, certamente. Prego, prego. Adesso che abbiamo perso la sponsorizzazione di Audible, prego. Chi te l'ha mai avuta? Dai. Ce l'ha mai avuta nessuno. Pelato! Pelato! E dicevo, scusa, mi sono lasciato prendere. Dicevo, che lavoro fa oltre il picchiatore? Fa anche ostacola ai politici, cioè lui prende, diciamo, a stretto giro politici di sinistra, tra virgolette, e in qualche modo sabota gli eventi, oppure dà fastidio ai contatti, insomma, cerca di mettere dei bastoni tra le ruote. Ma questo roba è ufficiale per conto del partito, per conto del governo, per conto di che cosa? Allora, cioè... ora ti dico quali sono le mie fonti. Ok. Un dossier desecretato della CIA che a un certo punto si è interessata di questo tizio. Quindi sì, direi che c'è dell'ufficialità. Questa roba dell'ostacolo ai partiti poi degenera tantissimo, perché addirittura c'è questo Saito Makoto, che diventerà successivamente primo ministro, che lui pianifica di uccidere. Non mette in atto niente, lo sgamano perché era chiaramente sotto controllo. E lo fermano, ma anche in questo caso lo mettono in galera, gli fanno 5 anni. Un'altra volta? Sì, sì, 5 anni in galera tra il 32 e il 37. Ma lui, secondo te, è poco accorto nei movimenti? Cioè, pianifica male perché lo sgamano sempre? O... Allora... O è sfortuna? Non mi sono fatto questa domanda, la risposta che mi do adesso è molto vicino ad ambienti di delinquenza di basso rango. E no, quindi... stavi dicendo giusto, di delinquenza. De delinquenza. Stanno la delinquenza, sta. Scusa. E questa delinquenza lo mette in cattiva luce. Ok, come si dice a Maggiorata. No, a parte gli scherzi, quello che io così su due piedi te lo sto dicendo, perché ripeto, questa è una cosa che non mi ero chiesto, però sì, visto che lui frequenta degli ambienti veramente di brutta gente, secondo me era sotto controllo come tanti suoi amici, ecco, mettiamola così. Solo che poi succede una cosa, dopo nel 37 scoppia la seconda guerra sino-nipponica, che è una guerra tra Cina e Giappone, che anche questa è uno dei motivi per cui il Giappone viene odiato dall'Asia continentale un po' da tutti. E lui, sfruttando tutti i contatti tra i coreani e i giapponesi e poi finalmente anche i cinesi, tutti nella malavita locale, riesce a fare una incetta incredibile
di, come dire, di memorabilia, cioè praticamente vengono distrutte e saccheggiate case, villaggi e città intere durante questa guerra, e uno dei suoi lavori più remunerativi è prendere i proventi materiali di questa cosa, riportarli in Giappone e venderli a caro prezzo, proprio come fossero dei trofei per i giapponesi che avevano questo feticcio nella guerra. Ok. Quindi in questa cosa lui non solo si arricchisce tantissimo, ma consolida una serie di rapporti con la malavita di tutti e tre questi posti, che poi gli si rivelerà sempre, sempre più fruttuosa. Solo che poi c'è la Seconda Guerra Mondiale. Ok, balzo... Aspetta, sigla della Seconda Guerra Mondiale. Finisce la Seconda Guerra Mondiale. No, nel senso che lui non mi partecipa. Perché è più furbo di così. Esatto. E poi però si trova, cioè, ti ricordo, se ti fosse sfuggito, che sta Seconda Guerra Mondiale è finita con gli americani in Giappone. Ma dai! Sì, è successo anche questo. E in particolare esiste una prigione che si chiama Sugamo, battute aside, e la prigione di Sugamo è letteralmente sotto il controllo della CIA, dove vengono messi... Ma tu guarda, è incredibile, veramente, la CIA che ha una prigione in un posto che, non gli riguarda, come Cuba, tipo... Vabbè. Uguale, cioè questa cosa qui che loro hanno prigioni in giro per il mondo. Fammi dire che questa cosa non credo che sia iniziata prima dell'avamposto americano in Giappone, eh? Ok, parliamo in chiaro. Però resta il fatto come che come Abu Ghraib, per esempio. per dire. Ne hai altre? Ce ne sarebbe una lista. Niente, dicevo, la CIA non solo lo tiene sotto controllo, ma lo prende, lo mette in galera, letteralmente, e anche lì lo fanno stare per 3 anni, fino al 48. La sua classificazione è criminale di guerra di classe A. Okay. A-tier, quindi non S-tier. No. No, ok. Forse l'imperatore. Va bene. Comunque... Questa cosa lo porta a nuove collaborazioni. Da una parte... Perché chiaramente classe A vuol dire molta classe. Sì. In quel senso, quindi stimato, stimatissimo. Stimatissimo. Da una parte mi conosce Nobusuke Kishi. Ah, beh, cazzo. Lo conosci davvero? No. No, perché poi anche lui sarà un politico di grandissimo livello, okay. Ma lo conosce in prigione. E poi sarà un politico di grande livello, ma lui lo conosce in prigione. Vabbè, è la prigione della CIA. Che non vuol dire che abbia infranto. Sono sicuri che non è l'Italia. No, ma c'è anche un'altra cosa. Questo qua, questo Nobusuke, è anche cofondatore insieme a Kodama del Partito Liberal Democratico, che è ultranazionalismo, e è lui a, come dire, mettere legna sul fuoco del proto-nazismo che alberga in questo giovane candido uomo. E poi ti dovresti vedere le foto che sono qui, e lui è veramente un brutto ceffo, Kodama. Sì. Sì, è abbastanza un brutto ceffo. E fa un'altra cosa, poi diventa anche amico di qualcun altro, della CIA. Ma tu guarda, la CIA che diventa amico con i mafiosi locali. Anche questa è una novità. È una roba nuova. Come se lo sbarco in Sicilia non fosse stato coadiuvato dalla mafia locale. No, cioè, queste cose qui sono sempre nuove. Vabbè, e allo stesso tempo ti piace mente che se impari qualcosa di nuovo tutte le volte. Vero? Oppure confermi. Allora, sentiamo questa cosa, visto che ne sai così tanto, no? Secondo te, cosa gli chiederanno di fare legato al suo expertise in Giappone? E aprire dei varchi da qualche parte per l'ingresso, o il controllo della politica locale. O bravo, controllo... già mi piaci. Esattamente. Quello che fa la CIA sempre ovunque. Controllo della politica locale sarebbe che, gli ho detto, ma signor Kodama, lei era quello che menava i sindacalisti? Le andrebbe di fare la stessa cosa, ma più in grande. Per noi, ma per noi più in grande. E sì, perché loro, temendo l'avanzata del comunismo, poi in Asia, figuriamoci, dicono tieni tutti sotto controllo, tra l'altro tu che c'hai un sacco di contatti. Lui esce, inizia a veramente diventa un magnate, tra l'altro diventa anche una figura di spicco nella Yakuza, dove sebbene non faccia parte dell'organizzazione stessa è il mediatore
che fa unire i clan rivali e li fa diventare la Yakuza di oggi. Quindi lui è l'artefice di questo. Diventa ricco in maniera demenziale, potente in maniera furibonda e diventa sempre più, diciamo, l'eminenza grigia dietro qualsiasi cosa succeda nella politica giapponese ed estera, perché c'è questo episodio che ti racconto in cui Eisenhower doveva visitare il Giappone. Kishi, che era primo ministro in questo periodo, quello lì, il suo amico della prigionia, teme le proteste e le manifestazioni, e allora Kodama sguinzaglia 150.000 personalità legate al mondo mafioso per menare i manifestanti e tenere sotto controllo questa cosa. È bella la democrazia quando c'è di mezzo gli Stati Uniti, cioè riceve sempre un boost, riceve sempre una spinta verso l'alto. Esatto. Poi in realtà questa cosa finisce in maniera ancora più storta, perché ancora più storta. Sì, perché ci scappa un morto, ci sta una studentessa che viene ammazzata in queste repressioni e quindi Eisenhower addirittura annulla la visita. Ah. Ok? Quindi questo è il primo personaggio che non c'entra niente con tutto il resto della nostra piccolo viaggio in questo bel mondo malato. Vabbè, allora seconda introduzione. Il Jolly chi è? Il Jolly è tutt'altro personaggio. Scusa, devo girare pagine in modo scenico. Allora, il Jolly te lo presento. Siamo ancora in Giappone, perché questo è un uomo giapponese, ma è molto più giovane di Kodama. Lui è nato nel 1947, in comune però ha che anche lui nasce sotto le mentite spoglie di un bambino. Ah, anche lui? lo so, la trama si infittisce. Comincio a vedere dei collegamenti. Allora, ci sono un paio di cose che tu devi sapere sul Jolly Mitsuyasu Maeno, si chiama. L'ho detto bene? Mitsuyasu, scusa, ho invertito le consonanti. Mitsuyasu Maeno. Ci sono un po' di cose che devi sapere. Allora, facts su Maeno. È un pilota. È un pilota di aerei, cioè il brevetto, lo fa per passione principalmente. Cosa pericolosissima, tra l'altro, prima della Seconda Guerra Mondiale, avere un brevetto. Per... Quando sei giapponese ancora di più. È nato nel 47. È nato nel 47. Ah, è nato nel 47. È finita già la seconda, quindi diciamo è safe essere pilota. Ok. Tu questa cosa la lasci lì da parte, che prima o poi ci servirà. Seconda cosa, è un attore porno. Te la dico meglio, lui... Quindi nessuno sa chi è, perché il porno giapponese è censurato. Beh, non censurano i genitali, non la faccia. Tu dici, magari a volte si assomigliano, confonde i pixel. In questi casi, poi, nelle storie di mente, cazzo, se non è un faccia di cazzo. No, allora, praticamente, ti devo raccontare bene questa storia della pornografia, perché mi si è aperto un piccolo grande mondo. Innanzitutto, porno è esagerato, non lo è. Si chiamano i pink films. E in particolare lui lavora nei Roman Porno, che sono una branca di questi, prodotti dalla Nikkatsu. Considera che siamo negli anni 60-70 e c'è sostanzialmente una sexploitation in Giappone per quanto riguarda i film erotici. Ok? Che non è mai finita. No, però nel senso, questi pink films hanno una cultura loro, proprio una sottocultura tutta loro, con tutta una serie di personaggi fanatici e culti di questo tipo. C'hanno delle caratteristiche bizzarre, perché da una parte sono, diciamo, il riflesso della libertà sessuale che è iniziata in America e in Europa alla fine degli anni 60, ma in Giappone, che però non è mai arrivata, come dire, alla stessa... Cioè loro che fantasmano sulla libertà sessuale americana o occidentale, però trasportata ipoteticamente da loro, con i valori giapponesi. Okay. E quindi, per esempio, le parti anatomiche sessuali sono, certo, sono comunque censurate. Lo figuriamoci, sono censurate oggi nella pornografia reale, figuriamoci se non erano censurate. E solo ricordiamo che il porno con la censura è come farsi la doccia con la cerata, uguale, non ha nessun senso. Mi piace come paragone. Dicevo, però la censura è più bislacca, perché certe volte c'è un vaso di fiori, certe volte c'è la bottiglia. Ah, è creativa, spixellamento. Sì. Oppure c'è l'inquadratura con una angolazione sfumata, capito? E poi, fin qui ricorderebbe
diciamo la sexploitation che abbiamo avuto qua in Italia, cioè con Lino Banfi e la soldatessa alle grandi manovre. Esattamente, cioè il, come si chiamano, la commedia sexy all'italiana. Okay. Solo che loro non gli manca la parte della commedia. Sono a metà tra il tragico, il thriller psicologico, lo splatter, cioè tutta questa, tutto questo immaginifico di tragedie in cui il sesso viene strumentalizzato certe volte per far male, certe volte come modo di coping. Ma non è che c'è tanta differenza tra la produzione attuale giapponese di film erotici, eh? Non la conosco quella attuale, potrebbe anche essere tutto come figlio di questa film in onda. Generale, nel senso che i film giapponesi di tendenza, se vedi la produzione di Takeshi Miike, ci sono un sacco di cose che sono molto splatter o molto drammatiche, però con intervalli di cose assurde, eccetera eccetera. Allora ci hanno sempre avuto un po' questa concezione dell'intrattenimento estremamente poliedrica e polivalente. Che è anche una figata a suo modo, eh. C'è chi è molto appassionato di questa roba qua, io non particolarmente, no, però... Beh, neanche io, tra l'altro, i nomi che hai detto non ho mai sentito. Vabbè, Miike è proprio una roba enorme. Sono, io sono incolto. Vabbè. È vero. Beh, comunque... Sukiyaki Western Django. Come? Sukiyaki Western Django. Fa molto ridere soprattutto quando dici Sukiyaki. Fin della Madonna. Va bene. Perché è interessante il pilota? È perché lui fa l'attore porno in un scene dove fa sesso mentre pilota. Ma che bello! E è diventato anche quasi famoso perché recita in un film che è sbarcato in in Europa. C'è questo film che si chiama Tokyo Emanuele, dove lui recita, che è diventato semiculto in Inghilterra, figurati. Sei perplesso? Che è successo? No, perché forse è una cosa che ho visto. Cioè, perché a un certo punto c'erano un sacco di film derivati da Emmanuel, che abbiamo fatto anche noi qua in Italia, tra l'altro, e ne ho visti una totalità, però quando con mi sa anche con adesso l'ho messo in una situazione del cazzo. Ciao. Non dico con chi, bippiamo con chi, ma eravamo dentro un trip di autori cinematografici che facevano dell'erotismo, ma non della pornografia, cioè proprio solo delle robe vagamente erotiche, e che erano diventate storiche, solitamente andando a pescare tra gli autori che vengono citati da Quentin Tarantino, okay, piuttosto che da queste cose qua. E quindi eravamo andati in un trip di queste cose qua, può essere che io abbia visto quella roba lì. Quindi potrebbe essere che tu hai visto il nostro tipo Mitsuyasu. Faster Pussycat Bang Bang Bang. Qualcosa del queste genere. Queste robe, certo, qui, hai capito? Che sono bellissime. Va bene, poi devi anche sapere questo, che lui è una persona profondamente turbata. Ti cambio, basta parlare di sesso, perché veramente non ce la faccio più. Profondamente turbata, per non parlare di sesso, quindi ti dirò che ha fatto 2 matrimoni e 2 divorzi. Tutti questi sono stati conditi anche da un tentato suicidio, quindi è una persona che ha un tot di bagaglio. Faster Pussycat Kill Kill, non Bang Bang. Madonna mia, cosa ho fatto? Mi bestemmieranno addosso. Prego, scusi. Perché ti parlo di questo tizio? Allora, ti parlo di questo tizio per innanzitutto una connessione che capirai tra poco da solo. Perché lui è, fin da quando era adolescente, ammiratore di tale Yukio Mishima, che è un artista poliedrico, che addirittura è stato menzionato nelle varie scelte di premi Nobel per la letteratura. Un poeta. È poeta, è non omosessuale? Possibile. Sì. Ah, no, tu lo conosci proprio? Come no, certo. Ah, ok. Quindi... Yukio Mishima è uno dei più famosi intellettuali giapponesi dell'epoca. Benissimo, per me ignoto, ma come ripeto... Cioè, una vita... Lui fascistissimo, lui super nazionalista, fascistissimo. E infatti, quello che volevo venirti a dire è che lui promuove una serie di valori super fascisti, sì, che attecchiscono tanto nella gioventù. E una delle persone con cui attecchisce è proprio Maeno. Ah, figurati, terreno fertile. È preso benissimo. Sì. Soltanto che poi Yukio finisce... in un modo bislacco, non so se sai come muore. Si suicida, ma come? Il contesto lo conosci? Vabbè, te lo dico io, a scanso ricordo, di equivoci. Sì. Lui innanzitutto aveva questa Tatenokai, che è un'organizzazione che significa la società dello scudo. Era un'organizzazione di un centinaio di volontari che possiamo assimilare alle camicie nere, che quindi non per forza dello stesso grado di violenza, però insomma comunque erano una specie di braccio armato delle sue ideali. Con alcuni di questi lui va a
assediare un quartier generale dell'esercito del, diciamo, in un ufficio di questi importanti dell'esercito giapponese, prende un generale sotto, come si dice, minaccia, e lo obbliga a giurare fedeltà all'imperatore, che è uno dei capisaldi di questo tipo di destra. Uh-huh. E insieme a queste persone dopo va ad annunciare la vittoria su questo quartier generale al balcone davanti a tutti i suoi 100 scudoni. Solo che lui ha l'ardire di dire a tutti gli altri di fare lo stesso con tutte le altre basi presenti nei dintorni, e queste persone lo prendono in giro perché non credono che sia una possibilità realistica. Quindi iniziano a fargli scemo, scemo, e a seguito di questo che lui decide di fare il seppuku. Anche qua ci sarebbero delle parentesi da aprire su come viene eseguito, perché ci sono una serie di errori nel seppuku, quello che non gli riesce a tagliare la testa, che gli rimane penzoloni, una roba terribile. Comunque, al di là di questo, il nostro Mitsuyasu mi rimane privo di, come dire, di figure di riferimento, entra in una fase un po' depressiva, fino a quando nel 1971 non va a una festa all'Okura Hotel di Tokyo. L'Okura tipo la locura di... Ah, è per le vostre foto. La locura di Boris. La locura di Boris, infatti. È la locura, René, è la cazzo di locura. Se la chiappi hai vinto. No, lì viene, stavano presentando una proposta per un nuovo inno nazionale giapponese di stampo fascista. E l'autore di questa canzone della razza era... Porco Giuda! Era il suo prossimo amico e come dire, guida compagno spirituale. Compagno di bevute. Che si chiama Yoshio Kodama. Ok. Ok, ecco. E tutto okay, torna. Torna tutto. Torna tutto. C'era lui, influente, in mezzo ai politici e ai mafiosi, che dice, oh, qua stiamo per comanda noi, questo è il nostro inno. E lì ci sta un tizio con gli occhi a cuore così. Ok? Fine del nostro secondo. Rimane solo lo speculatore. Lo speculatore. Benissimo, stiamo per iniziare questa terza e ultima, terzo ed ultima introduzione alla nostra storia tutta matta, che è lo speculatore. Ora, il problema dello speculatore è che ho forzato un po' le cose, non è uno, è un gruppo di speculatori. E questo gruppo fa capo alla più grossa azienda che lavora nel settore aerospaziale del mondo. Vediamo se sei preparato, come si può chiamare? All'epoca la più grossa azienda è o la NASA o i Soviet? No, nel settore aerospaziale. Aerospaziale stiamo parlando della Lockheed. Lockheed Martin, all'epoca solo Lockheed, perché poi c'è stato un quasi fallimento, un recupero tramite aiuti statali e una fusione. Azienda privata, quindi, intendi? Sì, stavo dicendo privata. Ah, ok, no, avevo pensato azienda in generale. E niente, Lockheed Martin è tipo l'azienda, letteralmente. Stiamo parlando di un fatturato di 51 miliardi l'anno. Sì, fanno armi. Non mica solo armi, fanno aerei, aerei sia civili che militari, sì, da trasporto, i caccia, eccetera. Tutti i missili, tutte le cose d'alta quota, sì, una serie di strumenti. Peggiori figli di puttana dell'universo. Ma fanno anche navi e treni, fanno la qualunque, sono le industrie pesanti più grosse di tutte. Qualcosa come 100.000 dipendenti worldwide, stiamo parlando di un colosso. E la Lockheed noi la conosciamo in maniera particolare qua in Italia perché... Per me prendo una parentesi. Vai. Colosso però nell'industria del male, nel senso... Qual è l'industria del bene? No, nel senso... Raytheon forse è peggio di Lockheed Martin, che fanno i missili teleguidati per ammazzare la gente. Missili terra bambino. Esatto. non mi viene in mente un'altra azienda che faccia peggio, onestamente. Cioè, che ci sia affiliata a dei mercati peggiori. Tra l'altro corrompere Geneva è tutta una storia che... No. Quale tutta storia? Questa tutta storia, stiamo per ridere, perché... La storia di cui tu parli probabilmente è il famoso scandalo della Lockheed, che ha investito in paesi tra cui l'Italia. La Lockheed nel 1976 viene travolta da questa inchiesta guidata da Church, si chiama, l'inquisitore capo,
che dimostra che tra gli anni 50 e l'inizio del 70 ci sono state bustarelle per, diciamo, la somma che ho letto più spesso è 22 milioni di dollari, ma varia di tanto questa cifra, quindi no, però negli anni 50 insomma faceva un po' più di differenza rispetto a oggi. E sono stati dati in tangenti a politici sostanzialmente affinché nelle gare d'appalto per l'acquisto di aerei militari venissero scelti i prodotti della Lockheed. Quindi di base quello che loro chiamavano l'affare del secolo consisteva nel voler vendere tantissimi aerei che costavano tantissimo a nazioni che ne avevano bisogno forse, ma anche no, e che magari avevano anche altre richieste, ma bypassando la gara d'appalto tramite queste tangenti. Complesso militare industriale. Certo. Il famoso complesso militare. Ok. Partiamo dall'Italia perché è il paese che, diciamo, io l'avevo sentita mille volte questa cosa, lo scandalo della Lockheed viene addirittura citata in una canzone di Elio. È il paese che amo. L'Italia è il paese che... Partiamo dall'Italia perché l'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici. Qui ho le mie radici, esatto. Insabbiature di Elio viene citata. Sostanzialmente lo schema è quello che abbiamo detto prima. Gli aerei in questione sono di C-130 Hercules, che sono dei grossi aerei cargo per il trasporto di un sacco di roba, e vengono dati a N ministri, che adesso ti faccio un paio di nomi, un totale di 560 milioni di lire, quindi manco tantissimo, onestamente, mi viene da dire, anche se non so fare dei raffronti con, diciamo, con i valori attuali. Coinvolti più direttamente ci stanno Mario Tanassi, Luigi Gui, Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Antonio e Ovidio Lefebvre e Camillo Crociani, che sono rispettivamente... Crociani è presidente di Finmeccanica, che quando scoppia il casino, lo scandalo, prende e scappa in Messico. Si perde traccia di Crociani. Duilio Fanali invece è il capo di stato maggiore dell'aeronautica, quindi proprio implicato nel mezzo della cosa. Tanassi e Gui invece erano ministri della difesa negli anni in cui questa cosa è iniziata, solo che siccome le tangenti sono andate avanti per tanti anni, si sono alternati qualcosa come 5 governi, e chi si è beccato la patata bollente invece era Leone, nel governo Leone 2, che è stato travolto da questa cosa, e nonostante poi sia stato scagionato dalla commissione d'inchiesta, comunque lui ha dato le dimissioni perché era veramente in una situazione brutta. Scandalo poi tra l'altro guidato dall'Espresso, che all'epoca ha fatto un sacco di inchieste come oggi non si sente più tanto fare. Questo è quello che ci è successo in Italia. Gli Hercules C-130 non erano affatto adatti al lavoro che dovevano fare, sembrava che consumassero molto di più in termini di carburante, sembrava che avessero anche un'autonomia più corta del dovuto rispetto ai tragitti che si supponeva dovessero fare a partire dalle basi in Italia. Insomma, non andavano bene per niente, e addirittura quando c'è tutta la commissione d'inchiesta e lo scandalo è già saltato fuori da un po', uno di questi precipita vicino Pisa e fa i morti in mezzo ai militari, quindi è stato proprio un macello. E questo solo l'Italia, perché in effetti ci sono stati dei più grossi tangenti sono stati dati in Germania, a Franz Josef Strauss, che era il ministro della difesa, e da qua in poi però non si parla più degli Hercules, ma degli F-104G Starfighter. Non sono esattamente iconici, però se li vedi li riconosci, hanno queste ali corte. Tanto vorrei dire che nonostante lo scandalo non abbiamo mai smesso di comprare armamento degli americani, eh? Penso che... Non abbiamo mai interrotto questa cosa. Il mercato in quest'ambito. Non so manco il mercato della frutta, figurati degli aerei militari. Ma finito di comprare gli F-35, c'era stato lo scandalo qualche anno fa. Ma gli F-35 sono americani? Non è l'Eurofighter? O sto confondendo le sigle? No, mi sa che stai confondendo. Alzo le mani. Comunque dicevo, i tedeschi gliene acquistano 900 di questi caccia, quindi parliamo di sulla negli soglia anni 60, su, ma 60. Quindi ma siamo sulla soglia del miliardo di dollari di costi. Come mai? Cioè, non erano stati interdetti dall'avere un esercito i tedeschi a un certo punto, fino a un certo periodo? Boh, non lo so, con la guerra fredda in mezzo, secondo me, cioè, non la vostra.
Andiamo avanti. Paesi Bassi. 1.100.000 al principe Bernard, che anche qui c'erano gli Starfighter che dovevano primeggiare sul Mirage 5, che invece ti piacerà quello perché francese. È quello di progettazione francese. Lui dichiara tutta la vita di essere al di sopra di certe cose, virgolettato, proprio dicendo: io questa roba da poveri di prendere i soldi non ne voglio sentire parlare, salvo poi in punto di morte rivelare di essere assolutamente con le mani, è stato preso con le mani nella marmellata. L'unica cosa che ha fatto questa cosa, quest'uomo, il principe Bernard, adesso lo voglio ricordare perché non me l'aspettavo, ha dovuto rinunciare alla presidenza del WWF, cioè quello per la protezione degli animali, di cui era fondatore. Così, chi l'avrebbe mai detto? Io no. Ma non ci fermiamo qua, perché ci sono altri paesi coinvolti. C'è l'Arabia Saudita, dove svariati milioni, ma non di tangenti, in commissioni, vengono date a tale Adnan Khashoggi, che è un finanziere loschissimo, che ha tutte le mani in pasta in questi traffici di armi nel Medio Oriente. E sostanzialmente lui è la persona più sobria del Medio Oriente, come puoi immaginare. Tra le cose che ha, ci sono, no, questo forse te lo dico nei facts, però lui è stato proprietario degli Utah Jets, questo tizio. Ma dai? Sì. Come si chiama? Adnan Khashoggi. Poi controllerai e mi smentirai. No, figurati se conosco tutti i proprietari degli Utah. No, però controllerai sulle fonti e mi sconfesserai. Però, oppure no, chi lo sa, vediamo. È bizzarro che, cioè bizzarro, non è bizzarro. Hanno sempre fatto affari con l'Arabia Saudita in vendita di armi. Cioè anche adesso, quest'anno, Biden. Forse perché mentre vogliono controllare. La Nancy Pelosi era a Taiwan, Biden due giorni prima era in Arabia Saudita a vendere le armi. Armi con cui attaccare Nancy Pelosi, no, non lo so. No, con cui continuare ad attaccare lo Yemen, purtroppo. Va bene, concludiamo con l'ultimo grande paesone che viene toccato da questa roba. Chi l'avrebbe mai detto? Il Giappone. Il Giappone. Ok, al Giappone vengono dati un sacco di miliardi a Eisaku Sato, che è il ministro della difesa, e Minoru Gendo, che invece è il capo dello staff della forza aerea della giapponese, per l'acquisto degli ennesimi F-104 e bla bla bla. Addirittura viene influenzata anche la ANA, che sarebbe la All Nippon Airways, cioè tutta l'Italia del Giappone. Yes. Vengono acquistati 21 TriStar L1011, che è il trasporto civile, che tra l'altro sono tra gli aerei più controversi, perché sono quelli che poi avranno fatto capitolare in tempi successivi la ditta. La ditta. Che si perché dice? Hanno fatto. Come si dice ditta? Azienda. No, quella roba là, loro sono. La Lockheed. Ah, ok, scusa. Perdonami. In che senso hanno fatto capitolare? No, c'erano dei difetti di progettazione, okay. Quindi investimenti che sono andati male, grossi danni economici. Aero civile. Ok. Poi questo lo metto con un asterisco perché è una reminiscenza di una cosa che ho letto tanto tempo fa. Potrei ricordarmi male, però diciamo che sicuramente è un nome ricorrente questo qua. Ora, questa è la fine della terza introduzione, perché questo è il quadro che ti voglio dare. Come finisce questa storia? Finisce con il fatto che tutte queste tre cose mi si conglomerano tutte insieme. Mm-hmm. Ti dipingo uno scenario. C'è il nostro Mitsuyasu Maeno, che io me lo immagino, visto che era il 1976, me lo immagino in una camera anni 70, capito, tutta piena di colori fluo e disegni geometrici, con un suo divano magari su un letto a forma di cuore, capito, che parla al telefono a pancia in giù facendo così con le gambe, con la sua amichetta del cuore, e me lo immagino che mentre parla al telefono ascolta alla radio l'esplosione di questo scandalo, perché lo scandalo della Lockheed che ha toccato il Giappone l'ha fatto travolgendolo, mentre da noi lo scandalo dei tangenti ai vari politici è un lunedì, da loro è il Watergate. Okay. E la cosa che lo sconvolge di più è che l'intermediario tra la Lockheed e i politici di qui sopra era Kodama, di cui lui era fanboy. Ora, non gli può andare bene perché
essendo lui ultranazionalista, essendo lui un fascione, sostanzialmente dice: ma che fai? Tu anche fai un po' di rigore, voleva. No, pretendeva del rigore. Pretende del rigore, sì, voglio dire, stiamo favorendo gli interessi degli americani. Ma che quelli che manco 20 anni fa ci hanno distrutto totalmente con delle bombe atomiche. Tra l'altro. Stiamo scherzando, signor Yoshio. Questo il Bushido non te lo permetterebbe, Bushido a cui gli ultranazionalisti fanno molto certo. riferimento. Per cui adesso dovresti far seppuku. Figurati se fa seppuku. Manco per niente. Allora il nostro Misuyatsu decide di fare da solo. E quindi il 23 marzo 1976 lui chiama un paio d'amici e si recano tutti e tre all'aeroporto di Chofu, se non sbaglio, se non ho scritto male. Vanno tutti e tre vestiti da aviatore, prendono in affitto due Piper Cherokee, quindi dei monomotore, diciamo, da privati, e si portano anche una telecamera, perché l'obiettivo dichiarato è quello di riprendere degli spot per un film di Pink Films che stava per andare nelle sale cinematografiche. Quindi dice agli amici: andiamo a fare questa cosa. Lui si mette su un aereo, loro due con la telecamera lo riprendono mentre volano dall'altro, fanno dei giri fino a che a un certo punto, dopo un'ora di volo, lui, Maeno, comunica agli altri: devo fare delle cose a Sategaya, che è un quartiere che ospita la casa di Kodama, casa, la villa di Kodama. E quindi lui, al grido di Banzai, prende e si kamikazza sulla villa di Kodama. Tra l'altro io dico Banzai, in realtà la frase era più lunga, ma siccome non me la sono scritta ho paura di dire una sciocchezza. Dopo magari qua sotto mi scrivi la frase completa, però significa tipo gloria all'imperatore, una roba del genere. E niente, gli piomba sulla casa con l'aereo per tutte queste cose. Che ma lui era fuori a cena. Esatto. Ah sì? Sorpreso? Quasi, era in un'altra stanza che dormiva. Ah vabbè. L'hanno svegliato perché c'è stata questa esplosione. Un aereo si schianta nella casa, voglio dire, può essere in una stanza o nell'altra, non fa nessuna differenza. No, no, dipende quanto è grande quella casa. Quella casa fa la differenza, perché è una casa che è un quartiere. Quindi è morto inutilmente. È morto inutilmente, ma nel modo più spettacolare. Cioè, sono le riprese di quello che è successo in quel giorno, perché chiaramente si sfonda un aereo su una casa. Sono delle immagini anche a colori delle TV locali che vanno lì a riprendere gli avvenimenti. Ah, pensavo ci fossero le riprese degli altri che lo filmavano mentre andava giù. No, questo purtroppo no. No, perlomeno io non l'ho trovato. Sarebbe stato spettacolarissimo. Ciao, magari. Io non l'ho trovato, perlomeno. Ok. Aftermath di questa cosa, gran finale. Poi Kodama, comunque riconosciuto implicato in tutti gli scandali, viene processato e quindi muore subito prima della sentenza con un infarto. Quindi lui è una di quelle persone tanto buone e care che non vengono neanche punite neanche di una striscio. Minima punizione, caspita. Come quella lì del traffico di bambini. Lei, in America. Maledetta, come si chiamava? Georgia Tan. Bravissimo, Georgia Tan. Georgia Tan, lei maledettissima. Ma lui non scherzava per niente. Anche lui non scherzava un cazzo. Vabbè, però l'altra spacciava bambini. Non lo so quale delle due... non lo so. Vabbè, perché questo è sul piano internazionale. Se spacci i bambini sul piano internazionale... Georgia Tan spacciava bambini sul piano internazionale. Forse era peggio lei, non lo so. No, bella domanda. Lei, beh, no, lei è una stronza maledetta. Lei sì. Va bene. Ti è piaciuta questa storia piena di alti e bassi? Mi è piaciuto il fatto di che le cose alla fine si uniscono, ma in un attimo proprio. Cioè, il punto di conversione alla fine è di 5 minuti nemmeno. Sì. Però mi è piaciuto. È una puntata fatta di introduzioni. Sì, è una puntata fatta di introduzioni. Personaggio intrigante, non lo so, potrebbe essere forse una puntata sul come nasce tutta questa ideologia fascista in Giappone, perché c'è una bella storia dietro. Volentieri. Sì, riesumare artificiosamente tutti questi valori del Bushido, eccetera, eccetera, per renderli un argomento a favore attuale. Sì. Allora, che ne dici di indicare agli altri come nazionalisticamente
iscriversi al canale. C'è un nazionalista sopra tutti gli altri nazionalisti che del nazionalismo ha fatto una vera e propria bandiera, che è Ursulo. Lui crede solo in se stesso. È più un nazionalista di così. Più nazionalista di così. Lui, i valori sono i suoi, punto e basta. Non sono condivisi con quelli di nessun altro, innanzitutto. E c'è un'intolleranza che voi non avete neanche idea. Stare in casa con Ursulo è una roba insopportabile. E lui vi consiglia di iscrivervi a questo canale YouTube se state guardando il video su YouTube, o a questo canale su Spotify se state ascoltando su Spotify. Vale la stessa cosa per Apple Podcast, vale la stessa cosa per SoundCloud, ma se invece... Qualora... Fosse mai... Malauguratamente voleste anche delle notifiche, degli aggiornamenti, allora c'è il nostro canale Facebook, la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram. Ma su questa puntata ci sono dei fact e delle fonti? Sì. Ah sì? E prima le fonti allora? Prima le fonti in facts gustosissime. Le fonti. Basta sigla delle fonti. Fonti. Prego. Allora, ti dico le principali perché sono svariatissime e in descrizione ci sono tutte le altre, però... Una per introduzione ti dico che sul Time ho trovato Kamikaze Over Tokyo, un articolo del 1976 che parla degli avvenimenti finali. Poi il fascicolo della CIA desecretato, che ti dicevo che è super genuino, che è quello che parla di Kodama, la sua storia e la sua influenza. E poi un articolo del Time che parla The Lockheed Mystery del 1976. In particolare riguardo la vicenda italiana c'è anche la sentenza penale della Corte Costituzionale che ha scagionato alcuni e invece promosso a colpevoli altri. Con quanti anni di ritardo? Del 79, 3 anni. C'è andata qualcuno in galera? Ci sono stati dei colpevoli. Ma è tipo come per attentati di Bologna che è nel 2013. Ma sai che stupidamente questa cosa non la so. Se ci sono andati davvero, poi condanne ci sono state. Ah no, ma condanne ci sono sempre in Italia, è solo che la gente è già morta da 20 anni. Morti non erano, però non so se poi sono state effettivamente fatte. Va bene, senti, ti faccio un paio di facts stupidi. Il primo riguarda proprio la faccenda in Italia della Lockheed. In tutto questo macello ci sono state delle intercettazioni telefoniche in cui viene citato Antelope Cobbler, ok? Siccome... gli interlocutori sono americani. Antelope Cobbler vuol dire l'antilope ciabattino. E non si sa ancora oggi chi cazzo fosse questo antilope ciabattino. Pseudonimo di qualcuno. Pseudonimo di un contatto. Ah, ho capito. Ora però, secondo uno di quelli della Lockheed, sì, questo Antelope Cobbler poteva essere un... Craxi. No, meglio, un presidente del consiglio, quindi quasi Craxi. Okay. E qualcuno ha detto: ma vuoi vedere che Antelope Cobbler dobbiamo leggere come quello che fa le scarpe all'antilope? E in quel caso è Leone, l'attuale presidente del consiglio, che infatti fu implicato, si dimise per lo scandalo, ma poi fu ritenuto dalla corte, dalla sentenza della Corte Costituzionale, ritenuto estraneo ai fatti. Certo. Però sta cosa che... Certamente, dove stupirsi, prego. No, vabbè, però non si sa, non ci sono... certezze su questo, non si sa chi cacchio fosse. Un altro fact simpatico è che mi sono imbattuto, non è un fact vero e proprio, quindi è una connessione tutta mia, diciamocelo, però mi sono imbattuto in Aquile. Che cos'è Aquile? Tu ti ricordi Classe di Ferro? Vagamente. Una serie TV tutta italiana in cui militava anche Pappalardo, che facevano i militari facevano il corso d'avviamento reclute con Pappalardo, sergente istruttore Hartmann incazzato con la vena al collo. Certo. Aquile è così, ma con l'aeronautica a Napoli. Ok, è tutto doppiatissimo, è praticamente la versione a serie italiana di Top Gun. È la cosa più trash che tu possa vedere con quegli occhi subito prima che ti si squaglino. Ma è tipo ambientato a Napoli, c'è anche quell'accento forte. No, perché sono tutti doppiati anche. Dobbiamo andare a volare, sono doppiati male tutti, anche male. Gli italiani. Ah, sono ridoppiati? Bello. È una cosa. Perché originariamente gli attori erano così. Sì, è vero. Dobbiamo andare a votare sopra. 1, 3, 4, 6, 7. Così fatto, no?
Ok. E niente, questo è... Guardate tutti Aquile, per favore. Cavolo, qualcosa si trovano episodi veramente interi su YouTube. Allora, subito grammofone che devo andare a vedere Aquile. Aerogrammofone.